Autostandard promuove l'operazione quattro ruote per quattro zampe. La concessionaria DR di Torino e di Moncalieri Autostandard contribuisce alla produzione televisiva di Quattro Zampe in TV, Video Adozioni, la trasmissione che da 10 anni presenta i cani in adozione dai canili in tutta Italia. Autostandard, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Autostandard. È arrivata la primavera, ma non è arrivata l'adozione per Libero. Siamo all'albero di mais. Cristina, bentornata. Ciao a tutti. Libero, bentornato, perché comunque dobbiamo ringraziare coloro che hanno adottato, ma lui è ancora qua. Noi lo rappresentiamo perché ripetere aiuta. Esatto, sì, Libero è un nonno, è un cagnone di 12 anni, sicuramente è un cane molto grosso, quindi molto grosso anche fisicamente, è un cane importante, però è un cane molto buono. Non ne piacciono molto i gatti, quindi per chi ha gatti direi che non è proprio il caso, anche perché lui è un cagnone, però è un cane molto dolce, buono, ha vissuto una vita abbastanza triste e quindi speriamo che prima o poi qualcuno decida di adottarlo. Quello è il foglio con le... i nostri amici adottati, sì. Vai, perché i ringraziamenti sono doverosi. La volta scorsa abbiamo adottato Birba e Sofia e poi Lara, che è andata a casa, quella cagnolina molto paurosa, è stata adottata da una famiglia carinissima, e Spago, il setterino, quello di 14 anni, quindi anche lui in adozione del cuore, è stato adottato. Non lo diciamo a Libero che concluderemo la trasmissione in gattile, sta passando un gatto là davanti, dai, lui è sull'attenti, niente, ringraziamento esagerato a tutti coloro che hanno adottato, assolutamente. Che dire, partiamo con la rassegna? Partiamo, sì, siamo qua. E diamo il via alla rassegna, bentornata Cristina chiaramente, che ha il guinzaglio Elio. Esatto, Elio è un giovane cane, un giovane pastore, molto esuberante ma molto molto ubbidiente. È arrivato da noi, trovato in campagna, in mezzo alla campagna che correva, e non smette di correre praticamente mai, anche quando è dentro il box. È un cane esuberante ma molto, molto carino, va d'accordo con le femmine, ed è un cane che secondo me in un bel giardino sarebbe l'ideale per lui, perché comunque ha bisogno di tanto movimento, di tanto spazio, di libertà e anche sicuramente un po' di educazione. Suggerito ovviamente l'affiancamento ad Elio, quindi passeggiate prima di adottarlo. Sì, non ha delle caratteristiche così difficili, quindi l'inserimento è semplicemente legato al fatto che preferiamo sempre che quando il cane va a casa perlomeno conosca le persone che lo adottano, perché poi è già l'ambiente, per lui sarà comunque un grande cambiamento. Bobby e Diego sono appena rientrati dalla passeggiata, ansimante l'uno e anche un po' l'altro. Sì, in realtà Diego forse è stanco, ma Bobby no per niente, perché ha visto il suo nemico numero uno, che è un altro cane. E allora Bobby è un pit di circa 5-6 anni, è molto buono ed è anche un cane con un'intelligenza veramente particolare. E comunque è un giovane pitbull, quindi bisogna che chi lo adotta intanto è consapevole della tipologia di cane che ha, anche della potenza muscolare, della potenza fisica, quindi bisogna comunque instaurare un rapporto di empatia, di amicizia, ma anche di rispetto con questi cani, perché non si può fare la lotta, nel senso che il cane ti deve obbedire, tu lo devi capire, devi comunque considerare le sue capacità. E per chi volesse, lui è un cane che con le femmine può andare d'accordo, come ambiente può andare bene sia il giardino che anche l'appartamento, perché questi cani qui comunque si adattano anche facilmente a una vita di casa, direi comunque persone esperte. Athena è una bellissima pastora tedesca, cosa dire? Bellissima, molto brava, dolcissima di carattere,
ha sui 7 anni ed è arrivata dietro una segnalazione un po', insomma, così, una situazione un po' triste. È arrivata insieme alla sorella, l'altra lupona Laika. Non le proponiamo insieme perché bisticciano molto, sono due cani con un carattere molto forte, non erano sterilizzate, quindi probabilmente litigavano anche per quel motivo e quindi le proponiamo separate. Atena è tra le due la più dolce, la più sottomessa, una cagnolina molto, molto carina, nonostante l'età comunque un cane ancora pieno di energia, che ha bisogno comunque di movimento, perché come tutti i pastori hanno bisogno di, insomma, di fare una vita comunque non sedentaria. Chi vuole venire a conoscerla eventualmente si può valutare anche con un maschietto, considerando però il carattere forte che ha. Comprare Adotta mi viene spontaneo perché lui è di razza. Sì, lui è un husky, lui è Fosbury, il suo vero nome in realtà è Iago, l'abbiamo chiamato Fosbury perché Fosbury è un saltatore e lui è un saltatore, quindi adozione per Fosbury, che è un cane meraviglioso, di un'intelligenza pazzesca, ma è un husky in tutto e per tutto, tutte le caratteristiche dell'husky, quindi sicuramente chi ama questa tipologia di cane e chi fa una vita di un certo tipo con Fosbury si divertirebbe. Io mi rivolgo magari a chi vive in montagna, a chi fa grandi passeggiate, a chi vive in spazi aperti, perché lui ha bisogno di quello. Ed ecco Laika, la pseudo sorella, diciamo, di Atena. Esatto, di sì. Di cui parlavi prima. Esatto, Laika è arrivata insieme ad Atena, una lupona di circa 7 anni. Anche lei molto buona, molto intelligente, con un bel carattere forte. E dominante rispetto ad Atena, però veramente un cane molto intelligente e poi soprattutto bravissima con le persone, ubbidiente, quindi un super cane per chi ama i pastori, direi che è proprio il cane giusto. Billy e Maya sono una coppia straordinaria di border, prima i pastori tedeschi, ora i border, che dire? Questo per dire che non è detto che se sei un cane di razza sei privilegiato, perché come per tutto il resto vengono magari comprati, acquistati e poi mollati. Non è il loro caso, nel senso che loro sono due cani, allora Maya che con Cristina ha 9 anni e invece Billy è più scatenato, ha 5 anni. Loro sono cani di un signore che è entrato in una RSA, però sono stati cani amati e ben voluti e hanno vissuto liberi in una cascina per tutto questo tempo e vivevano molto stretto contatto con lui, infatti si vede perché sono due cani molto equilibrati, molto dolci, però nella vita a volte davvero ci sono delle situazioni a cui noi dobbiamo aiutare e riparare perché non c'è altro sistema. Per loro adozione di coppia sì, andrebbe bene, ma anche adozione separata, perché Maya è una cagnona che è davvero da divano e Billy è un super cane che secondo me potrebbe lavorare anche un po' con chi ha voglia di fare un po' di agility. Quindi grande futuro. Sì, assolutamente. Bene, trasferiamoci al piano superiore, nel gattile, a parlare di iniziativa, avrò cura di te. Bene, ora siamo in gattile, avrò cura di te, il titolo della nuova collaborazione è nata tra il Gattile Moncaglieri e Giubileo. A questo punto do il benvenuto, bentornata a Serena, ciao. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Una collaborazione importante perché capita, e vi capita, che i nostri amici a quattro zampe, in questo caso i gatti, possono rimanere orfani. Giubileo a questo punto dice noi ci mettiamo in gioco, noi avremo cura di loro. Corretto. Cosa significa? Significa che quando i gatti in questo caso perdono il loro umano accompagnatore, noi ci prenderemo cura di loro, cercheremo di reinserirli tramite la collaborazione loro in una nuova famiglia e sino a che questo non avverrà sosterremo le cure e sosterremo tutto ciò di cui hanno necessità. Sì, no, alla presentazione nella nostra trasmissione, che presentazione e ripresentazione, perché abbiamo la certezza che gli eredi non se ne possono occupare, lui non avrebbe soluzione di continuità, a questo punto entra in gioco il canile, entra in gioco il vostro operato. Corretto, corretto. Cristina, non è semplice perché perdere, io non lo definisco un proprietario perché il termine è inesatto, perdere un compagno di vita è a volte traumatizzante anche per i gatti. Tu li sai leggere, come vedi? Tu parli con loro. Sì, è traumatizzante soprattutto per i gatti sono animali che hanno una sensibilità estrema
e un'empatia molto forte con il proprio amico umano. Quindi spesso e volentieri questi gatti rimangono comunque soli e percepiscono intanto l'idea, la sensazione della morte, e questo è già molto traumatizzante. Poi il senso dell'abbandono della propria casa, dalle proprie, dagli odori, dalle proprie abitudini, arrivano quindi in gattile spesso molto traumatizzati. Quindi la logistica, voi interverrete, li porterete in gattile, cure, Chiara ovviamente. Esatto, allora innanzitutto ci sarà il primo intervento che, se servirà, sarà anche a casa della persona, insomma, dove verrà prelevato il gatto, portato qui in gattile, fatte le prime cure veterinarie, seguendo la solita prassi che seguiamo quando arrivano i amici da noi, dopodiché verrà poi proposto per l'adozione. Bene, io vorrei ancora ricordare che voi siete stati i primi ad applicare la pet therapy in momenti drammatici, in momenti molto difficili, e credo che questo discorso vi faccia onore, tra virgolette. Grazie, grazie mille. Continua questa attività? Assolutamente sì, e speriamo sempre possa essere di supporto a tutti coloro che ne devono necessariamente usufruire. Perfetto. A questo punto grazie, grazie a tutti i tuoi collaboratori, Alessia, che è il nostro trade union. Esatto. Che sarà la nostra, diciamo, certificatrice, il nostro lavoro, verrà, la conoscerete, verrà poi in trasmissione, perché i nostri amici quattro zampe, che siano cani, che siano gatti, diventeranno vostri e lo sono già nostri amici. A questo punto alla prossima, ciao. Alla prossima. Cristina, grazie, noi lavoriamo, ci siamo. Sì, questa, io sto facendo pet therapy con questo gatto meraviglioso. Che... Senti, è da adottare, in adozione? È in adozione? È da adottare, sì, lui è Ivo, è un micio di circa 9 anni, guardate che c'è tutto il tempo. Questo è, questo è il suo modo di passare la giornata, per cui se volete un gatto straaffettuoso, Ivo è per voi. Bene, vi attendono, Pet Therapy è applicata, è in atto. A questo punto ti risaluto, alla prossima. Alla ciao. Prossima. Alla Alessia prossima. Dietro la telecamera, alla prossima. Cristina, so che tu ci sei, il gattile, tra virgolette, più importante della città, quindi sono tutti su di te, sulle tue spalle. E anche l'unico, quindi. Buona notte a tutti, rivediamo i nostri amici. Ora un grazie di cuore ai sostenitori nazionali del nostro programma: Codecrai Ovest, Deutsche Bank Easy nelle sedi di Milano, Torino, Cuneo, Autostandard, concessionaria DR e Evo di Torino, AIAV, Associazione Italiana Agenti di Viaggio, la Gelleria Ciaudano di Chieri e Monte Carlo, l'Automobile Club Torino, che ci pubblica su acitorino.it.